Via Carducci, pochi minuti prima delle 8. La strada comincia a riempirsi, le serrande dei negozi sono ancora abbassate, ma qualcuno già sosta davanti agli ingressi. Fuori dal bar Carducci Caffè, gestito da cinesi, staziona un gruppo di operai, kosovari albanesi. Ad un certo punto, davanti al locale, si fermano due automobili ed un furgoncino. Ne escono alcuni uomini incappucciati, secondo alcune testimonianze, che scatenano una rissa contro i connazionali, dapprima a colpi di spranghe di legno o di ferro. Volano anche tavolini e sedie del bar. Poi, quello che di fatto è un regolamento di conti che applica logiche tribali agli interessi scatenati dagli appalti o dai subappalti del mondo dell'edilizia e che pare accertato prenda il via da quanto accaduto in piazza Sansovino all'inizio di luglio, assume tutt'altro contorno. Uno degli assalitori tira fuori una pistola e spara. Sette i feriti, quattro trasportati a catinara in codice rosso, due dei quali in gravissime condizioni sottoposti a delicatissimi interventi chirurgici. Uno è arrivato in codice giallo, altri due sono stati portati a Monfalcone. Alcuni passanti si diffugiano nei locali della zona, barricandosi, altri chiedono aiuto alla panetteria Giorgi e si infilano nel laboratorio di via San Francesco. Nel frattempo due degli assalitori fuggono a bordo del furgone. Saranno fermati nei pressi dell'ISERT. Sembra ci sia stato un conflitto a fuoco. Per i due il fermo, ipotesi di reato tentato omicidio con uso di armi da fuoco è questione di ore ci sarebbe da risolvere un conflitto di competenza fra le procure di Trieste e Gorizia. Resta da verificare la fuga a piedi lungo via San Francesco dell'assalitore con la pistola che sparando da altezza uomo avrebbe poi imboccato Galleria Fenice e che se fosse confermata aprirebbe uno scenario da brivido con un killer in giro. In via Carducci sopraggiungono la polizia, i carabinieri e la guardia di finanza, mentre la polizia locale regola il traffico, tenendo conto che di fatto la polizia blinda la zona dell'aggressione per evitare che le prove vengano inquinate. Stesso discorso per il marciapiede, interdetto ai pedoni. Sette ambulanze per stabilizzare i feriti e trasportarli in ospedale. Col passare delle ore sul posto resta solo il personale della polizia per gli accuratissimi rilievi. Si cercano i borsoli persino nei tombini davanti al bar. Due automobili un Audi con targa slovena ed una Peugeot vengono rivoltate da cima a fondo. All'interno di quest'ultima saranno rinvenute altre spranghe. La barista del locale vicino a quello interessato dall'accaduto, rimasta dentro il bar fino a quell'ora, viene condotta in questura per rilasciare la propria testimonianza. E mano a mano il numero di passanti che incuriositi dall'accaduto si fermavano per fare immagini con i cellulari, diminuisce e consegna la storia della città un sabato mattina che con tutta probabilità rappresenterà un punto di non ritorno.